Bene, questa volta in collegamento telefonico con noi abbiamo un personaggio nella doppia veste di ex atleta ma anche di direttore sportivo. Parleremo ancora di Giro d'Italia, uno che ha esperienza da vendere sull'argomento, ma volevo anche premettere che questa figura sarà una figura che ci accompagnerà nel corso dell'anno, anche nel corso del tuo show. Sarà un pochino un opinionista abituale per noi. Io approfitto appunto per ringraziarlo per la sua collaborazione e innanzitutto lo saluto perché lo abbiamo qui ai nostri microfoni, Emanuele Bombini. Buonasera Emanuele. Buonasera, buonasera a voi, buonasera a te Roberto. Allora Emanuele, ma sai che devo essere sincero, scorrevo un pochino il tuo palmarès e parlando di Giro d'Italia ho visto che ho scoperto che tu hai vinto una cronoscalata a Bologna San Luca nel 1989. Sì, risulta vero. Allora credo che ci puoi parlare del tuo stato d'animo, ma anche di tecnico, con una partenza comunque che si annuncia interessante, perché già fa vedere un pochino sul volto i veri protagonisti di una sfida che poi si protrarrà per 3 settimane attraverso 21 tappe. Senti, la partenza direi che è ottima perché, diciamo, chiamiamola la salita o lo strappo di San Luca è notevolmente impegnativo e quindi già in partenza si presenterà chi sta bene e chi non sta bene. E parliamo della partenza dell'inizio del giro. Il giro è molto lungo, quindi ci dirà. Quelli si presenteranno in grande forma, ma non sarà così significativo per la classifica finale. Allora, la prima domanda che ti pongo, e magari ti invito a stare vicino al microfono del tuo cellulare, è questa, Emanuele. Diciamo che tu sei veneto adottivo, ma credo tu sia di origini pugliesi. Sì, no, ti correggo, sono oltre Pavese adottivo e in effetti sono pugliese, sono Chiedo giunto. scusa perché invece che è No. Veneto è giusto, Oltrepò Pavese, Oltre ma Pavese. credo nulla di particolare. Però ecco, San Giovanni Rotondo sarà il punto estremo del sud che toccherà la Corsa Rosa. Si sono elevati un pochino coro di voci, di critiche per il fatto che il sud sembra dimenticato quest'anno. Sì, è già successo anche altre volte che il giro non scendesse più di tanto, e capisco perché il giro è sempre un evento che a tutti fa piacere avere, però guardando bene come l'hanno disegnato è un po' difficile andare a toccare Piemonte, Val d'Aosta per poi dirigersi verso le Dolomiti pensando di allargarsi al sud. Le tappe sono solo 21, per cui credo che sia stata proprio veramente una questione tecnica, non c'è nessun altro motivo. Un'altra Era questo critica, un lo. altro timore, Emanuele. E qui metterei magari in parallelo il Giro d'Italia del 93, ti ricorderai benissimo, tu eri un condottiero sull'Ammiraglia, il Giro d'Italia che partì dall'Isola d'Elba. Ti ricordi? Me la Ecco. ricordo benissimo, anche perché. Perché appunto Argentin prese la maglia alla prima tappa e se non sbaglio la tenne fino alla crono di Senigallia, o sbaglio? Sapete perché IncoSport è l'integratore più usato nel mondo del ciclismo? Perché la sua formula è stata pensata esclusivamente per far crescere le tue performance sportive. Che tu sia un atleta amatoriale, dilettante o professionista, se sei alla ricerca di risultati, la tua scelta non può che essere IncoSport. IncoSport, l'integratore creato per accendere le tue performance. Sì, adesso gli anni sono un po' passati, comunque sì, l'aveva tenuta, non mi ricordo se sono 10 o 11 tappe, insomma, sì, era stato un esordio anche per me e per la nostra squadra, che era una squadretta di giovani, con chiaramente un campione come Moreno, sì. Quindi è un bel ricordo, Ecco, notevolmente.
Allora, io sto scorrendo su Wikipedia e vado a vedere che praticamente 9 tappe in maglia rosa Moreno Argentin, poi forse ti levati anche qualche altra bella soddisfazione con Giorgio Furlan che vinse proprio la nona tappa a Fabriano e già Urumov che vinse a Scanno sull'Appennino abruzzese. Però ecco, a Senigallia poi si entrò nel giro vero. E insomma Indurain prese la maglia rosa, la tenne, la lasciò 3 giorni sulle spalle di Bruno Leali e poi da Corvara la portò fino al traguardo di Milano. Però per dire, un'altra critica è che praticamente il giro sia troppo suddiviso in prima e seconda parte. Una prima parte a parte la crono di Bologna, ma troppo di attesa, per poi magari un finale incandescente, dove forse, insomma, i tanti metri di dislivello potrebbero anche invogliare i corridori ad avere un po' attendismo e parsimonia nello spendere energie. E che cosa ne pensi, Emanuele? Ma no, io lo vedo un giro abbastanza classico, come tutti i grandi giri. L'inizio sono sempre tappe medie, difficoltà medie, quindi non mi sembra tanto diverso dal solito. È pur vero che nell'ultima parte c'è una buona concentrazione, visto di tappe impegnative. Però non mi sembra nulla di che se non le tre classiche tappe super impegnative. Qui ce le troviamo verso la fine, ma spesso è stato così, perché è un po' la regola del giro che ci vede sempre, soprattutto l'ultima settimana, quella più impegnativa e decisiva. Anche se questo inizio di giro potrebbe anche prestarsi a qualche sorpresa di qualche buon corridore che abbia un po' di fantasia e un po' di inventiva, perché mi auguro anche di non rivedere il solito giro che si definisce e si decide proprio sull'ultima settimana. E qui ti voglio, Emanuele, ma ci sono corridori dotati di fantasia? Non affidarti al caso. Scegli FT Impianti per la realizzazione di impianti idrico-sanitari, aria condizionata, antincendio, pannelli solari, pompe di calore. FT Impianti. Esperienza e professionalità all'insegna del risparmio energetico e di scelte ecosostenibili. FT Impianti. L'idraulico amico per tutte le stagioni. Telefono 0587 61 76 50. Probabilmente sì, bisogna staccargli le radioline e scollegarli un po' dall'ammiraglia. Se dovessi pensare ai corridori sicuramente ce n'è, che abbiano fantasia e che comunque ci giochino le loro carte anche da lontano, perché le corse a tappe si possono anche, ogni giorno è buono per inventarsi qualcosa. Insomma, ne torneremo ancora a toccare l'argomento perché molti tuoi colleghi, io ti vedo ancora sull'ammiraglia, Emanuele, mi perdonerai per questo, perché credo che forse poi quando uno ha assunto quella posizione diventa un pochino un'icona e non scenda più dall'ammiraglia. Ecco, ma lo affronteremo in secondo tempo perché quando si parla a volte di questo argomento con i tuoi colleghi, ecco, che si sentono un pochino improvvisamente messi da parte, cioè allora se noi non guidiamo più nemmeno con le radioline che cosa ci stiamo a fare? Invece credo che sia anche propedeutico istruire con la fantasia e poi con la fantasia è anche una strategia per far saltare gli schemi e per arrivare dove purtroppo si arriva sempre più con di maggiore difficoltà nel ciclismo moderno. Sì, sarebbe un discorso lunghissimo da farsi che potremmo annoiare chiunque. E allora magari lo Credo. affronteremo in una puntata del talk show. Dimmi piuttosto, perché quanto a fantasia, sinceramente, il giro di quest'anno del 2018, io credo che abbia messo in mostra campioni affermati come Froome, che poi è stato il vincitore assoluto, però anche giovani emergenti come Simon Yates, che pur sbagliando ha fatto veramente dell'agonismo la sua carta d'identità e quegli errori del giro
conditi con tanto spettacolo, poi li asfruttate alla vuelta correndo in maniera impeccabile. È una disamina giusta o no? Ma guarda, io la leggo e l'ho letta un po' a modo mio. Intanto ha dato spettacolo. Simone è stato il corridore più in forma all'inizio del giro, ha vinto e direi con un po' di un ciclismo quasi retro. È stato molto bravo, ma era sostenuto da una condizione notevolissima. Peccato che questa condizione così notevole all'inizio l'abbia un po' penalizzato nella parte finale del giro, e questo, anche questo, si sta. Quindi direi ben venga se tornasse un corridore a reinterpretare un po' quello che ha fatto lui nel giro 2018, se lo ripresentino anche nel 2019. Probabilmente, forte anche di questa esperienza, se lui fosse, arriverebbe un po' meno in forma per tenere qualche energia in più proprio per gli ultimi giorni. E per gli ultimi giorni, sempre parlando di quel giro del 93, ci fu poi il traguardo di Europa. Il giorno prima era stato l'autentico mattatore a Sestriere, Miguel Indurain. A Europa veramente ci fu chi? Uno dei tuoi ragazzi, Piotr Ugrumov, veramente lo fece arrivare sfinito. E fu una delle prime volte, una delle rare occasioni in cui si vide il grande Miguel Indurain a Fanno. Sì, questo penso che chi ama il ciclismo e già seguiva il ciclismo se lo ricordi molto bene, perché è stato un evento che non si vedeva da tanto tempo. Rein era talmente superiore e non era soggetto a essere messo in difficoltà in quei tempi. Europa ha segnato un po', come dire, ha segnato un po' l'Indurain umano, che anche lui soffriva e cominciava a lasciare un po' di spazio anche agli altri. Non voglio bruciare le occasioni e gli argomenti per le prossime puntate, ma qui si potrebbe dire che poi l'anno dopo trovò due ragazzi davvero pazzi, folli, che rispondevano ai nomi di Eugenij Berzin e Marco Pantani, e allora lì dovete rassegnarsi al gradino più basso del podio, alla terza posizione. Ma saranno argomenti che toccheremo magari nelle prossime occasioni. E una domanda secca, da 1 a 10, quanto ti piace dunque il percorso del Giro d'Italia 2018, edizione numero 102? Ma devo dire 9? Oh, insomma. Non mi sembra male, assolutamente. Promozione completa ed ampi voti. Bene, Emanuele, tornerai sicuramente nostro ospite, approfitto ancora per ringraziarti. E davvero grazie per la collaborazione e buona serata. Arrivederci, Emanuele. Grazie a te e un salutone a tutti. Un abbraccio.